Sono passate da poco le 11 quando il tram della linea T2 esce dal binario e invade il marciapiede all'angolo fra Piazza Barca e Via Colombo. Nessun pedone viene coinvolto ed è un miracolo. Nella zona arrivano in forza gli agenti della polizia locale a regolare il traffico in quel momento particolarmente sostenuto. C'è stato uno svio. In termini molto semplici è uscito dai binari praticamente, ma non ha determinato nessun problema, era nel senso che non c'è stato nessun ferito, il tram andava piano nell'imbocco, c'è stata probabilmente una caduta del sistema che dobbiamo capire che cosa è successo. Dalle finestre dei palazzi con la faccia su Via Colombo la gente si sporge per vedere cos'è accaduto. Per strada la sola vista del tram fermo registra curiosità e rabbia. È sempre rotto questo tram, continuamente è rotto. Cosa bisogna dire? Il tram è una cosa fantastica, però sta roba qua, non so, bisogna che guardino bene che non succeda mai più. Magari mettevano due autobus in più, magari risolvevano tante cose. Il tram, bellissima cosa, utile, però per il cittadino il tram sarebbe più utile al posto, vedi tutto sto casino, portarsi all'ospedale, che per l'ospedale ci sono da prendere due autobus e a Marghera. Devi prenderne uno, venire a Mestre, cambiare tutto quanto. Un disastro. Transennato il primo tratto di Via Colombo, da un lato i tecnici e gli operai di ACTV, dall'altro i cittadini. Sul grave incidente sarà fatto rapporto all'USTIF, l'unità che si occupa a livello nazionale dei trasporti a fune. Non è stato un errore umano? No, non c'è stato un errore umano da parte dell'autista. Adesso si tratta di capire che cosa è successo da parte nostra.